Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Pronostico della finale di Champions League. Ok, non farmi ridere. Ho visto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Pronostico della finale di Champions League sarà PSG Bayern Monaco. E abbiamo visto la semifinale, insomma. Bel risultato, una bella vittoria del Bayern Monaco. Oggi ho fatto pronostico di Europa League, ho deciso di fare quello di Champions perché ho visto che quello di Europa League, ragazzi, è stato un successone, ovviamente per quello che è il mio canale, ha riscosso grande successo a livello di views, soprattutto in una giornata. Detto questo, ragazzi, sarà PSG Bayern Monaco. Lui userà il Bayern Monaco, io il PSG, perché sono un grande fan del Bayern Monaco. E quindi sarà finale, appunto, di UEFA Champions League. La Francia, PSG. Io spero ovviamente che FIFA adesso risparmi un pochino nel non farci fare 954 gol, come spesso succede. E lui gioca con la maglia rossa, boh. Quali? Allora, Navas, Bernat. Non c'è quasi nessuno qua. Cioè ragazzi, volete un po' attaccare qui? Tanto faccio la prima situazione, Cardi per Cavani. Da metà partita, poi Guay per Sarabia. Prevedo una partita molto offensiva. E poi non saprei chi mettere. Gioco mettere nella stessa situazione, così poi non sto a interrompere il gioco. Mettiamo Daxler al posto di Kerrer, potrebbe tornare utile. Mi auguro che anche questo episodio faccia il successo di quello della finale dell'Europa League. Me lo auguro, ragazzi, perché comunque cose più in tendenza nel momento, oltre alla finale di Champions League, non so veramente cosa ci sia. John Fiete Arp l'avevo nella carriera una volta. Allora, gestione di gioco. 5 minuti, ok. Siamo anche 6, dai. Siamo 6, sì, esatto. Non mi pare molto Dalus. Salto lo stadio che ha assumito. Quello Lisbona cos'è? È il Dalus, però ovviamente FIFA con gli stadi ci va molto piano. E quindi sì, dovremmo usare questo, però uno stadio che gli assomiglia molto. Che in realtà non c'è. Fai caso. Potrebbe essere questo stadio qua, perché è quello dell'Ajax. Siamo in estate, sono... Perché per forza alle 20? Estate, vabbè. Sereno, personalizzato e via. Arena dello Schalke 04, non del off Schalke, della Schalke 04. Sarebbe la Veltins Arena. Si è buggato! Allora, possiamo andare via. Non saltare perché c'è il walkout con la coppa. Mi spiace solo che sia giorno. Un saluto da parte mia di Stefano Nava. Sono rimasti in due a giocarsi il trofeo più ambito per alzare la coppa dalle grandi orecchie. Vedremo a chi toccherà oggi. Gara tutta da seguire questa. Mamma mia, Piero, la pelle d'oca, io figuriamoci Shrek, giocatori in campo. Anche se ti confesso Shrek che pagherei per essere al loro posto. Sono emozioni che non ci si stancherebbe mai di vivere. Mi sto un po' cagando addosso, cioè nel senso che... Mi sa che qua se ne prende un pochino. Voi ho cercato di fare la formazione simile a quella del Bayern, vero, quindi... Io mi sono dato un 4-2-4 con Icardi e Mbappé centrali. No, Icardi, sì, Mbappé, perché c'è Di Maria e Neymar sulle fasce. Speriamo bene con Mbappé centrale. Mo
molta paura di Lewandowski. Non tutte le squadre possono vantarsi di essere arrivati qui. Marquinhos, Juan Bernat, Gana, Verratti, deve dar fondo a tutte le energie. Di Maria, Icardi, ragazzi, Icardi. Va via dall'Inter, guardate qua, vince il campionato. Va in finale di Champions. Perisic uguale. E curiosità, chi vincerà la finale di Champions vincerà il tripletto, perché tutti e due hanno detto sia la Coppa di Lega che il campionato. Piccola curiosità. Navas, Bernat, Silva, Marquinhos, Meunier, Verratti, Gueye, Neymar, Mbappé, Icardi e Di Maria. Formazione senza centrocampo la mia, molto, molto particolare. Ecco gli 11 del Bayern. In porta c'è Manuel Neuer. Coutinho in panchina ha lasciato. Neuer, Davis, Alaba, Sule, Pavard, Perisic, Thiago, Kimmich, Gnabry, Müller e Lewandowski, anche se è un 4-2-3-1 mi pare. Detto questo ragazzi, si inizia PSG, Bayern Monaco. Sarà il Paris Saint-Germain, e mi sto, ripeto, cagando addosso. Attenzione a Perisic, può crossare in mezzo. Subito chi era? Gnabry. Magari non era per lui rinvio. Ci faranno divertire. Poi è stato Mbappé, magari lì. È uno che partecipa costantemente alla manovra. Neymar, palo! Però questo è fuori gioco. Questo è fuori gioco di Icardi. No. Non è fuori gioco. No, fuori gioco. Tutto fermo. Perché di solito quando è fuori gioco il fegò la telecamera fa pum, così. E quindi non è gol. Sembrato anche a me che però magari Neymar l'avesse fatto un tiro un po' più preciso. Maurito Icardi. Siete impegnati qua a giocare, quanto pare. Molto. No, ma la cosa divertente può sembrare buffa, ma in realtà è molto difficile da controllare, che come ci siamo riscaldati per fare questo video giocando a volta football, ovviamente. Quindi adesso dobbiamo riabituarci a giocare a 11. Dobbiamo riabituarci a giocare a 11. Almeno io, non so lui, però giocatori più piccoli, campo più grande, molti più uomini. Eccolo qua. Bernat, Mbappé. Kylian Mbappé! 1-0! Contropiede, micidiale. No, però una cosa che non sopporto veramente è Di Maria. Cioè non sta facendo nulla. Mi tocca giocare adesso sulla fascia sinistra, perché non mi sta facendo niente Di Maria. Lo toglierò nell'intervallo, sposterò un botto esterno e metterò Cavani, perché di questo passo, ragazzi, si sta molto freschi. 1-0, rete di Mbappé. Era anche loro. Ci sta che segni veramente, spero sì, per lui. Sì, ma ovvio, cioè, io faccio la mia parte perché è bello quando fai gol, però ovviamente dico sempre che vinca il migliore. Come ho detto, per l'Europa League. Beh, ci sta sì che segni veramente. Io lo gioco questo risultato, a parte che non sia 7-5, come ieri. Buono il tocco di Müller. Ma che gol di Müller. Anche lui ci sta che segni. Sì, ma magari non con un kick off glitch. Tanto non ti dà tempo di fare gol che lo prendi. Ma di kick off glitch è fatto in due giorni? Non ho giocato poco, dai. Appunto, ne ha fatti anche troppi. Gol che ci viene mostrato da altra colazione. 1-1 Lewandowski. Ma qua prevedo. Siamo di nuovo in parità. Prevedo che ne prenderemo quante ne chiediamo. Neymar. Mbappé! Nel recupero! Dal nulla, ragazzi. Destro. Fulmineo alla destra di Neuer. Non me l'aspettavo, sinceramente. Aspettavo un tiro piuttosto venuto male. Invece, ragazzi, Mbappé. Dormita. Sì, abbastanza. Non delude mai. E fa anche il secondo. Adesso il Bayern Monaco dovrà rimontare. Senti, queste sostanze, ragazzi, non si scompone mai. Traguardo della UEFA Champions League. Allora, mi auguro che non venga un kick-off glitch adesso, ok. Allora, Mbappé, bravissimo, ma forse lo lascio lì, perché se lo sposto a destra, poi mi va a non fare niente, quindi... Aspetta che... Fai cambi tu, ok. Fine di Maria... Vai.
non è il solito, è giusto Bayern, agile, ma poi a vedere anche in Europa l'emozione non è che riesca a usarlo tantissimo. Detto questo, ragazzi, secondo tempo 2-1 per il PSG. Speriamo che non termini, come detto, 7-5, come ottima chiusura difensiva. C'è terminato ieri una partita. Neymar, l'arbitro non ha dubbi, punizione per il Paris Saint Germain. Fallo. Penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Verratti, Neuer. Vabbè, era Bernardo. Bernardo. Non so perché ho detto Verratti. Era un po' utopica come cosa, attenzione. Verratti. Neuer. Buono. Icardi fuori gioco. E comunque Neuer aveva preso anche questo. Se ne può andare adesso. Gnabry, cosa ha preso? Volevi fare il gol della merda. Sì, dovevo. Cosa ha preso? Chi è il mio portiere? Un coglione. Che è il mio portiere? Un coglione. Ancora Lewandowski. Bene. Chi è il portiere là? No, è Navas. Navas. Vabbè, il mio portiere è confronto a tuo. Non può nulla. Potresti giocare solo col portiere. Lewandowski, Navas. Ok, ci stiamo addormentando un pochino. Levo Icardi, metto Cavani. Nella speranza che possa fare qualcosa. Via questa palla. Via Cavani. Oh, ti sei reso utile. Lewandowski ancora, Navas. Ok, ragazzi, stiamo veramente rischiando grosso. Batti su Lewandowski. Chi fuori? Ma qui senza successo. Ragazzi, sto sudando veramente in una maniera. Già che è caldo, già che è agosto. Tanto ora subirò col in contropiede perché è normale. Io, eh? Tu, subisci con il contropiede. Sì, appunto. Con gli attaccanti che hai, guarda. Già 10 contro 1. Mbappé dentro verso Neymar, 3-2, l'hai detto, te la sei buffata. Io ci sto. La riproposizione. Vabbè, sarà per quelli. Era un pallone troppo grande. Tanto c'è Kiko Flick. Mi buffa anche questo. L'ha messa dentro, ha affrontato al meglio, l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da. Era allora che Neymar facesse qualcosa. Beh, intanto è una bella partita, dai. Mi aspettavo un po' di più. Questa rete va diviso a metà tra l'autore del cross e il marcatore. Entrambi gli allenatori decidono di cambiare qualcosa. Vediamo chi dei due. Cazzo, contropiede adesso. Ha ragione Lewandowski. Coman. Contropiedi ora. Hanno l'occasione, attenzione. Contropiedi ora, grande Nava. Se ne ha presa un'altra. Tranquillo per lui. Perché ho Icardi in campo? Eh? Ah no, pensavo. Queste le parate che nascondono. Kimmich. Sta avanzando. Tira il respiro. Via. Arbitro, è finita! È finita! Non saltare. È finita! Andiamo ora. PSG cazzo la Champions. Oddio. Il risultato è umano. Il risultato è umano, ma non credo che finirà così. Beh, spero di no per il Bayern. Beh, vabbè. Io non penso che finirà così. Il pronostico è stato bellissimo, una partita molto combattuta. Mi è piaciuta molto, però secondo me non è un risultato plausibile. Sì, non è un. Siamo tanti gol. Per due squadre è quasi a pari livello. Sì, vabbè, 3-2 su 5 gol. Termina dunque anche questa edizione. Siamo al limite. Sì, esatto, siamo molto al limite. Ora sto pensando a qualche finale, vabbè, anche 5 gol, anche quell'anno che ci fu Real Atletico, 4-1. Sono più sul 3-0 per l'Inter del già spoilerato come è finita l'Europa League che per il 3-2 del PSG, a dire la verità. Però ecco ragazzi, che vita migliore. Poi da niente spero che il PSG, perché se no ci riprendono quasi. Incredibile, di fantastico. Meritato. Poi devo fare una piccola notazione. Che giocatore che tengo su? 36, 37 anni, quanto ha? Che si commentano da sole, da gioia.
l'estasi dei protagonisti. Giocatore straordinario. Questo è un trionfo unico. Straordinario. Che resterà impresso per sempre. Spirito di squadra. Nella loro sì, memoria. Molto. Mi dispiacere darlo via. E niente, stiamo per chiudere il video. PSG che alza al cielo virtualmente la Champions League. Sono 24 minuti buoni di video. Fai festeggiamenti con il fatto di mano tranquillamente. Io tanto ringrazio la partecipazione di lui che l'avete già visto nella arena di Far Cry 4. Avevo guardato il video prima, ragazzi. Tre anni fa. Mo, bella partita, dai. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, molto. Almeno è stata umana e onesta. Però penso abbia fatto più tiri in porta tu. Sì. Boh. Sì, hai fatto più tiri in porta tu. E da questo, ragazzi, vi invito a passare al canale, lasciare like e iscrivervi, cosa che vi invito sempre a fare. Ciao a tutti, ragazzi, grazie alla visione. Ciao a tutti, ragazzi.